Ecco qua, sta sorgendo il sole. Qui c'è un British Airways e qui c'è il nostro. O almeno, forse è il nostro, perché ce n'è uno che va a Roma e uno che va a Milano. E non so qual è dei due. Sono andato all'esterno perché non riuscivo a vedere la Michela. Sì, è meglio tanto. Dimmi. Guarda, ascolta, allora sei contento di essere per la prima volta sull'aeroplano? Certo. Ti sei allacciata la cintura di sicurezza? Sì, ah, sì. Bravo. È tutto a posto. Ah, ok, allora adesso partiamo e andiamo a Milano. Benissimo. Fammi le mamme. Siamo già atterrati, bello. Eravamo a Malpensa. Atterraggio molto bello. No, è arrivato. È quello che è arrivato. Là c'è un aereo dell'Alitalia che si chiama Baci Perugina. Eccolo qua, eccolo, bello, sì, è cioccolatino. Come è bellissimo quello. E questo qui è il nuovo terminal. Sì. Il nuovo terminal Malpensa 2000. Mamma mia. E qui ci sono tutti i vari Alitalia. MD11 dell'Alitalia, ci sono i 767 anche. Ora telefonerò alla Laura poi là, Fali. Allora Faliera, sì. Rosa, com'è andato l'atterraggio? Benissimo. E ti è piaciuto allora questo volo? Molto. Il tuo battesimo dell'aria, pensa. È stato un bel battesimo dell'aria, dai. Certo, certo. Adesso andremo sopra un aereo che è il doppio di questo qua, come grandezza. Bene, bene. Sì, sì, sì. Allora, parcheggiamo proprio ai bordi dell'aereo che prenderemo dopo. Sì. Il 767 della United Airlines. Tra poco, Rosa, saremo su quell'aereo lì. Oh. C'è fresco! Visto che siamo arrivati qui. Eccolo qua, beh, l'uccellino che ti ha portato a... Eh sì, dai. È già 80 miliardi, ecco cosa. Oh, ci sono arrivate le valigie qui. Adesso andiamo... Andiamo dall'altra parte. Bon, possiamo, adesso possiamo andare di là. Sì, sì, dai, questa la prendo io. Oh, Rosa, siamo sull'aereo grosso adesso. Andiamo in America. Voglio venire a casa quando non ci fa. Ci sono anche le televisioni. Sedile. Hai visto? Ascolta, dammi la spiegazione. Ecco, quello lì te lo metti fra la schiena, sì, in fondo. Se lo vuoi, questo, se non lo vuoi, questo. Quella lì è una coperta per più tardi per se c'è, c'è freddo. Questi che fanno comodamente.
Rosa, stai tranquilla. Io non ci arrivo. Non ti agitare. Non ci arrivo. Sì, grazie. Ecco. Fì, guarda che è strappato. Boh. Che mi fregano i miei fiati? No, li che? Li che? They are here. Sei comodo, mamma? Ma sì. Faccio lo sapere. Lì è il Monte Bianco. Prima del pranzo, oggi vi offriremo un servizio bar. L'elenco completo delle bevande a vostra disposizione su questo volo potete trovarlo nella guida informativa della rivista Hemispheres. Siamo già decollati e ora stiamo girando intorno su Torino e per prendere quota perché siamo all'altezza delle Alpi. Ricordiamo che questo aereo è diviso in tre cabine, la cabina di prima classe, la cabina business e la cabina turistica. Ci sono bagni situati nelle rispettive cabine. In prima classe i bagni sono di fronte alla cabina. Business, i bagni sono sul retro della cabina business e nella cabina avete i bagni sul retro dell'aereo. Ce ne sono 4, 2 da ogni lato. Vi preghiamo di non attraversare le tendine che separano le tre cabine e di usare le toilette delle vostre rispettive cabine. Economica siamo. Eh? Siamo in classe economica. Raccomandiamo di allacciare la cintura di sicurezza al di sopra della coperta o della vostra giacca, così che non dovremo svegliarvi, dovesse il segnale di allacciare le cinture di sicurezza venire illuminato durante il volo. Giusto. Ricordiamo che questo è il volo della United Airlines. Lasciando l'Italia saremo già sopra la Francia adesso. Sono 12 minuti dalla partenza. Cibo, chicken, lì ci sono i gamberetti, burro, biscotti, dolce, eccetera, eccetera. Vanni, tu cosa hai preso? C'è il pesce persico. Pesce. Alla griglia. Stiamo guardando il film Armageddon 4, beh, insomma quello nuovo che c'è nel cinema adesso. Eccolo qua, dietro il sedile. Qui c'è la rotta dove siamo adesso. Vedi? Siamo. Ma frega i carciofi. Ecco. I carciofi. Te che i carciofi? Ah no, perdoni. Chiama il carciofo. E niente, fra poco dovremo vedere laggiù in fondo l'Inghilterra, ma abbiamo già sorvolato tutta la Francia. Non si vede perché c'è nuvoloso.
adesso mangiamo. Ecco, stiamo andando a 527 miglia all'ora, ci sono meno 47 gradi fuori. Ah ecco, 9400 metri di altezza. Tutti gambe per il carciofo? No. Quattro gambe. Ma il carciofo è grosso, eh? Cinque gamberi. Va bene, 5 gamberi per un carciofo. Uno, due, tre, quattro. Sì, sono qua. Ma il carciofo è very big. Mamma, tutto a posto? Sette ore? Sei stufa? No. Ciao Faliero. Allora? Siamo arrivati. L'incastrato? Come va l'incastrato? Tutto bene? L'aereo ha ballato per caso oppure tutto tranquillo? Perché c'ero io. Si sta bene, eh? Lo precedente bello, questo sei fortunato però. Adesso siamo già sopra e fra poco iniziamo la discesa. Già passato? Tu lo vedi qui dalla mappa, vero? C'è ancora 45 minuti che discesa. Mezz'ora prima inizia a fare la discesa. Mezz'ora prima. Perché siamo a 10.000 metri, eh? È meglio le carte. Cosa vedi fuori, Faliero? Nuvole basta. Io vedo tutto piatto. Hai mangiato il panino? Poco perché nel prossimo volo mangeremo ancora. Non vero. Mamma, a te fare una crociera, quattro anni fa, no, più se è. Ed è da te fare buona, più se è bella mo. Che è bellissimo. Scupa. Scorre. O adesso può. No, ancora più tagli sotto il lombri. No, no, chiavi mo. A chiavi mo, da Roma. Adesso tiri via la barba lì, svolta. Ma niente. C'è la televisioncina dietro ogni sedile. Siamo adesso. Orlando, dove siamo? Siamo già sopra gli Stati Uniti, New York è già dietro di noi e più avanti c'è Washington. E siamo all'altezza, altitudine 3000. No, aspetta, quelli lì sono i piedi, questi sono i metri, 10.600 metri, ci sono meno 44 gradi fuori e ci sono, e stiamo andando alla velocità di 774 km all'ora. Cioè a circa 2 km al secondo. Anni. Cosa è successo con la hostess? No, andiamo. Ne dà la gada di calzette e lì la gada porta champagne. Cosa hai detto? Che ne basta? Cosa hai detto? E poi la porta ai ciculategni e la porta un po' c'è droga. Vedi da che l'ha portato a Piatagna, poi ti ha dato anche il tomato juice. Ciao Rosa, cosa fai qui? Guarda, ma come mai sei qui in aereo a fare il viaggio di nozze? Prova che no! Questa qua è la tua amica. Ma quella della Giuliana, quella? È la tua questa? No, è sua. Qua la mia. Perché loro la io la sai? No, io faccio solo quella della crociera. Mamma, digasi un anno, c'è un anno Zembigul. Tu devi essere che cugnata. Invece si è staccato, smia perché la ghetta muoi dentro rotto, la ghetta tra tu rotto. La nome mia, lì ragazzi, mia per colpa perché sicuramente
Nel mio problema di soldi stavolta, perché mi viene gratis. Poi ci vediamo dopo. Ecco, questi sono gli Stati Uniti e quello lì è un aeroporto. Chissà di quale città. Sarà Philadelphia. Eccola qua. Ora Rosa, sì? Tocca col piede qui. Col piede perché? Qui. La prima volta che tocchi gli Stati Uniti. Ora stavo bene. Daniero, fai così, piede. Ecco, hai toccato gli Stati Uniti. Per la prima volta in vita tua. Eccolo qua il nostro uccellino che ci ha portato qui a Washington. Adesso stanno già tirando giù le nostre valigie, vedi laggiù? E raggiungiamo la zona appunto dove le ritireremo. Mentre questo qui, che sto filmando ora, è il 777, che probabilmente è quello che prenderemo dopo. Sì? No, è molto più grosso. Guarda i motori, guarda l'omino che ci passa vicino. Ma vedi la differenza? Sono i motori più grandi che esistano, quelli lì. Invece quello là sono piccoli, di poco. Abbiamo già ripreso i bagagli e già anche riconsegnati. Ora andiamo al D7 qui a Washington per prendere l'aereo per andare a Miami. A Miami. Mm-hmm. Siamo quasi arrivati, eh? Beh, che mi inventi che uno cambia in fumato. Sì, ma tu vai. Ecco, questo qui è il nostro aereo, sicuro. Guardate che gigantesco. Ecco, siamo già saliti sul Boeing 777. Vanni, hai qualcosa da dire? Sì, quello della dogana mi ha detto che cosa avevo. Perché avevo il viso un po' contraffatto. Ho detto, perché è dalle 5 che siamo in viaggio. Ma ti ho detto te? Sì. E poi col catapiglio. Ah, ecco. Ora sto andando a lavare la faccia. Ah, ecco. Sgarrette. Ah, sì? 5 posti in mezzo, 2 e 2. E là in fondo c'è Faliero e la Rosa. Rosa? Sì. Ciao. Hai visto in fondo, eh? Qui è un'onda di Maui. Sa che vedi che fa nichena, no? Ecco, questa è Washington. Appena decollati col 777 direzione Miami, lo spettacolo è formidabile, peccato che la telecamera prende poco e là in fondo si dice un stupendo tramonto del sole. Maniero, sì. Cosa mi dicevi prima che hai fatto un bel battesimo dell'aria, vero? Sì, bellissimo. Siamo arrivati a Miami. Per un quarto d'ora di anticipo. Lo Sheraton Hotel qui di Miami. Sto qui per vedere la televisioncina, la musica, accendere la luce qui, i canali, il volume, regolare i televisori, chiamare la hostess. Ecco, qui siamo arrivati, ci sono le palme, il nostro amico qui ci porta fino all'hotel Sheraton qui a Miami.
so. Arrivati. Bene. Sono le 8:20 di sera. Da qua al vostro hotel arriviamo in 10 minuti, 15 minuti. Mm-hmm. È piuttosto vicino, poi quest'ora non c'è traffico, quindi. Adesso in Italia sono le 2:30 di notte. Ah, sì. E anche nei nostri corpi. Sì, certo. Certo, certo. Uno degli aeroporti più grandi del mondo. Sì, sì, questo qua è il nord. Allora, questo qua è la nostra camera da letto e la mamma si è sdraiata subito là in sa poltrona e dice: oh, che bel, meno male, Vanni si è già appropriato delle biro e Faliero l'abbiamo già, si è perso nell'ascensore, comunque adesso l'abbiamo già recuperato. E ora ci faremo un pisolo. Ma bella, vai dire la televisione? Qui dentro sicuramente. Ah, ecco, sei eccola qua. La diretta di internet. No, ma se tu sei ora cosa che è per? Fuori con la telecamera non si vede tanto bene. Ma si vede abbastanza. Di grattacieli qua. Comunque filmeremo meglio domani. Ma io... C'è la Rosa al telefono dall'altra parte. Mi metto, sì, abbastanza leggerina, eh. Dopo una giacchetta te la metti e la puoi sempre tenere in mano. Sono le 5:47 di mattina. Cala. Ma io sono già, ho già la finestra aperta in bagno. Che... Davanti una veduta... In Italia alle 11:46, quasi mezzogiorno. Guarda, qui c'è una veduta. I grattacieli. Ah sì, col lago. C'è il mare qui. Oh là là, che roba. Che roba. Così dopo andiamo fuori, chiami i figlioli. Oh, bella, sì. Ecco, come vedete sono le 5 di mattina. La mamma le deve fare i suoi primi filmati da par lì. Mamma parla! Che sennò al vemmuto. Che fera, che meraviglioso. Ecco, qui dal nostro albergo. È altissimi, dal nostro albergo. E ci troviamo dove? In che città? In che stato? Siamo a Miami. In Florida, Stati Uniti. È temporale, adesso le passate, ma è successo niente. Normale. Al ciclone. Quale? Questi qui i tappini anti-mamma. Ho fatto la doccia, adesso io c'ho bisogno di far colazione. Vanni, ti è rimasto un mezzo panino. E dopo c'è ancora buio, fuori, per forza sono le 5:53 di mattina, la temperatura a finestre spalancate è ottima, fra poco andremo a fare shopping, abbiamo tutta la mattinata a disposizione. Guardiamo la finestra, inizia già a spuntare un po' di luce. Ecco, là in fondo si vede che ci sono già due navi da crociera, uno sta attraccando ora. Ecco, una lì è già ferma da un po'. Ah, bene, è una Royal Caribbean e quella là sta arrivando ora, la Royal Caribbean, vedi? Provo a avvicinarla ancora di più con il zoom digitale, però trema. Ecco, come vedete il cammino di quella dietro, Royal Caribbean pure quella, si sta muovendo. Ma sono tutte e due Royal Caribbean. E del resto qui c'è la base della Royal Caribbean.
quella che prenderemo noi è una Carnival. Ecco, adesso andiamo a farci una mega colazione giù da basso, perché qui siamo al sesto piano. Chi è questo qui? Dopo dei pubblicità. Le cassette in mezzo, un paio di calzetti collante. Nel taglia quarta. Perché io vi dadi. Ah, ecco. Scattomi al ristorante. Ciao Rosa, sei venuta a trovarci nella nostra camera. Certo, certo, sono venuta a svegliarti, forza, forza. Ah, boh, andiamo giù a fare colazione. Siamo eleganti, Siamo eleganti. Non mi colpete. No, devi venire di là, dai, qui non fotografare. Daniele, dice, ma dopo la spaventi ci amato tardi. Alle 10:30 è passata. La mamma sì. Che sta al allora telefono dice, con la Michela. Ma ti ha chiamato Pino? Ah, ma io dovevo, scusami. Devi caricarla prima. Mannaggia me. Rosa, carica la macchina fotografica, se no non sempre riesci così, a fare la vero? Foto. Sempre così, vero? Sempre così. Ah, che bel paesaggio. Oh, senti l'aria che è bella calda, vedi? Che bello. Abbiamo un mega grattacielo qui davanti. Altro che 5. Povero. Ah, ecco, Faliero ha deciso di aprire un negozio di biciclette là, proprio cosa là. Cosa credi, non farei proffare qua? Là in fondo c'è il ponte dove passeremo noi Rosa dopo quando andiamo sulla nave. Guarda che meraviglia. E c'è il sorgere del sole, non è ancora sorto tra l'altro. Abbiamo già telefonato in Italia, abbiamo chiamato tutti, vero Rosa? Sì. Noi abbiamo chiamato mio papà, eccetera. No, quello là lo passeremo per andare alla nave. La Rosa ha chiamato suo figliolo per tranquillizzarsi. Ecco, per tranquillizzarsi lei. Ecco, certo, soprattutto io. E niente, qui in alto ci sono delle aquile che stanno sorvolando per acchiappare qualche uccellino. E diranno, ma guarda che ci sono arrivati altri italiani. Ecco. Guarda come c'è, io stanotte ti voglio far vedere. E poi guarda che bella vegetazione, Botanic Garden, il giardino botanico che c'è. Ma cosa aspetta, lo farai? Questo albergo qui. Pensando, dopo le luci, io sto sempre le parole, chi ha fatto il luci? Ma lui non, lo vedi, non mi scorreggio, vedi come fa. Ecco qua. Lui è così, ma no. Il 125esimo. Ecco, questa è la camera da letto degli sposini. La nostra camera è così in ordine, come mai? Uno in un letto e uno nell'altro. Non mi dite che avete già litigato all'inizio. È il primo giorno. Due letti ha fatto. Ci fa la nota, no, non ci fa la prima notte. Sono venuta Siete in viaggio di nozze, Sono venuta a suonare figlio da tira via il tappo. No! Io dormi al fretto tanot perché la mia cavata è sbursante dal batà. Ecco. Ma parla in italiano! Ecco, dai, ripeti, dai Vanni. Sono già in mezzo a tutti gli altri. Dormi al fretto tanot perché la mia cavata è sbursante dal batà. Replay, la traduzione. E il macchinone lì. Lui. Il cepalone. Oh, lo cepalone, ascoltami. Ma che fa? Al buio. Che poi non ho trovato la luce lì. Non ce n'è. C'è questo. Sì, come no. Le luci, qui sì, le luci lì non trovavo, tutte. Sì, ma non vedevo, questo, sì, sì. Per, ma di buio lì non vedevo. No, quello lì è causa antincendio. Sono... E allora hai dormito al freddo tutta la notte perché non sei riuscita a spegnere il condizionatore d'aria? Fatto guardare verso dove c'è la... Ma io poverino mi sono andata, ma lui cosa gliene importa che stava lì, che dormiva tranquillo con le lo sai No, ma io sono tutto bene, ma è mia Ecco, adesso andiamo a farci una passeggiata, guardiamo se riusciamo a fare una piccola colazione e poi dopo facciamo anche shopping. La temperatura è ottima, sono circa 28 gradi e adesso portiamo Faliero alla scoperta dell'America, che vedrai tutte le cose che ti colpiranno sicuramente, certe cose che a me ormai non fanno più, cioè io non ci faccio più caso. Del tipo le macchine che sono silenziose, eccetera, eccetera. Ok,
perché non si mette a fuoco? Quello lì faliero a sinistra, quello là grosso, è il palazzo che cambia di colore da solo, cioè da solo diventa azzurro, diventa blu, diventa verde, c'ha tutte le luci di notte. Di notte, però. Ecco, stiamo facendo una passeggiata per le vie di Miami in mezzo ai grattacieli alla domenica mattina. Infatti vedete c'è una tranquillità assoluta. Qui di solito c'è un traffico bestiale e siamo venuti proprio nel momento giusto. Ecco, qui c'è la mano rossa e allora bisogna fermarsi. Che cosa? Pigia. Si può pigiare? Cosa stai facendo? Ti fotografa quello? Sto spedendo una lettera a casa. Ah. No, pensavo che tu fotografasse anche questo. Questo qui è lui. La buca delle poste. La buca delle poste. Giusto. Sembra strano, ma è una buca delle poste. Guarda pure altro quello lì. Anni filma me e io filmo lui. Ecco, vedi? Con il mio nuovo obiettivo ho appena comprato. Tu vieni da Cuba? Cubana. Tutti sono cubani qui a Miami. Una volta a me i cubani mi hanno fregato la bicicletta. Ecco fatto. Ho preso la bicicletta in affitto, l'ho messa intorno a un pilastro tachimetro con la catena. Però non ho pensato che loro alzandola la sfilavano e basta. Infatti sono entrato dentro. Questa è la sua villa. Sono entrato dentro l'ufficio postale, quando sono uscito non c'era più. Già serve. Rasa, il cappuccino ci mangiamo, vai. Poi dopo andiamo a Miami Beach, va bene? Col pullman. Filmo un pezzo di una roba? Sto già filmando. Di al poco, che fa una pisciata in quel d'oro. Allora spostati dalla parte di là. In te che fa quello show? La fa una pisciata. Ah, ho capito. È collana, no? Sì, ma ce n'è due, ce n'è. Di qui è molto più frequente. Quello è il nostro? Non si sa. E non lo vogliamo sapere. Hai detto che manca il prosciutto. Ah, è prosciutto, ma... Adesso te lo dà. Ma quello tengo di tirare... Ah, ho fatto uno, ma sì, no. Allora, buona colazione. Ma loro gli hanno già dimenticato il prosciutto. Ecco. Vuole essere che sono di là. Bueno. Bueno. Un po' di sale. E qui? Le prendo qui? Allora, siamo sul pullman qua. Il biglietto è $1.25, non più un dollaro. E stiamo andando a Miami Beach. Fai un bel filmino perché, caro, io da lì prendo tutta la mia vita. Ah sì? Perché se a casa i tuoi figlioli vedono che ti sei divertita, ti ci rimandano. Allora adesso sei sorridente fino ad oggi. Posso convincerti, no? Ti diranno, il prossimo anno vado io, te stai a casa. Ve lo faliero. Cosa ci fai faliero a Miami tu? Che ci fai a Miami? Ecco, questo qui è Bayside, è uno shopping center, mamma, dove eravamo andati l'altra volta anche. Bayside, molto bello. Poi devi sapere che in questo pezzo di strada la chiudono una volta all'anno e ci fanno le corse di Indianapolis. Che sarebbe una Formula 1 americana. Pensavo che lui diceva la nostra. Più avanti, Già capito che dici. Quella lì di fronte di nave faliero è quella che abbiamo preso io e mia mamma l'altra volta. La maestà dei mari. No,
come si chiama? Destiny? Destiny, sì, destino, quella là. Vedi, c'è scritto. Destiny. Non vedo niente, come fai a vedere la dai. Carnival Destiny, c'è scritto nel di dietro. Quella è la nostra nave. Io l'ho comprato a prezzo. Ma da là, Majesty of the City, cioè, è messa di mare. Ha fotografato la mia camera. Passiamo da questa? No, io no. Io in nave ci sono stata, piccolo tratto da... Ecco, Valerio, girati, guarda le ville dei miliardari, le vedi? Grazie. La mia è quella di loro. Qui dove giravano le scene dei film di Miami Vice, qua, proprio a Miami, Miami Beach. Anni, vai verso la spiaggia. Sì. Qui siamo proprio a Miami Beach. E qui c'è il gruppo. Sono venuti qua col pullman. Grossissime, 3-4 mila di cilindrata. La mamma all'opera. Miami Beach sembra Surfers Paradise. Questa spiaggia qua rosa, ogni tanto passa la macchina della polizia proprio sulla sabbia e fa il patrol. Eccola là, guarda. Vedi, passano proprio sulla spiaggia. Per guardare per i delinquenti e così. Ecco. Ah, c'è Falliero. È spenta, no? In tedesco. On è spento, vuol dire spento. E on è acceso, no? Off? Sì, off sì. Mamma, muoviti. Pian pianino. Ma la signora è nuda. Paliero, la signora che ce l'ha, ha le chiappe al sole. Il mare non è tanto pulito.
No, a me piaceva prendere questa spiaggia, questa qui. Oh, la prendiamo? No, oh, prendila. Se c'hai un contenitore. Magari. Vanni, cos'è quello lì? Arianna, ma a me poi. È la spugna. Aspetti. Sono le spugne, vero? Ma perché è una forma fallica di fare. Guarda che schifo! No, è la sabbia che io voglio. Perché è una pianta? Sicura Gagni, vedi che... Mamma, ti ricordi quando siamo venuti l'altra volta che eravamo stessa scena, però 2 chilometri più in là? Alla mattina presto, alle 5. Alle 5 al Siunando, si ero in appalasa chi l'è? Sì, 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 ma in fondo. Se ogni lo vedi questa da bagnata, lo vedi Vanni questa da bagnata. E questa è una spugna, vero? Sì. Spugne che in Italia le vendono al mercato. No, da noi infatti, io vado da... Operazione pulizia spiaggia. E qui c'è il bagnino. Baywatch. Il bagnino si mette qui, poi delimita la zona. Vedi, qui c'è una corda. C'è una corda che delimita il raggio d'azione dove possono fare il bagno. Sembra di essere a Rio de Janeiro qua, dove ci sono tutti i tanga. Digala Massimo, te lo di Sempar. Cos'è questo, mamma? Una spugna. Una spugna fatta a forma di corallo. La filmiamo, dai, la filmiamo e la portiamo a casa nella videocassetta. Sì, sono bellissime. Con le chiappe là di dietro. Detector trovano le catenine, gli anelli che la gente perde e poi si ritengono per loro. Adesso si è messo lì un segnale, così adesso fa una zona sua. Laggiù ce n'è un altro. Ecco, trovato l'anellino, hai visto? Adesso quello lì ha già fatto giornata. Massimo, abbiamo telefonato in Italia e ci hanno detto che tu hai chiamato alla Stefania o non so e hai detto che sei alle dune di sabbia di Sossus Lake. Beato te, io sono a Miami Beach, però si sta meglio dove sei tu. Ho visto, l'ho filmato. Sì? Aveva trovato un anellino o qualcosa. No, no, quelli lì lasciali stare. Dopo magari dicono, ma come è tuo e non è tuo? No, era solo una domanda.
una moneta. One coin. Visto? Oro! Sì, oro! Oro? Oro! Oro! Sì? Hai capito? Trovato la monetina, trovato! Inizia già il movimento qui a Miami Beach. Ecco, da queste parti è dove hanno assassinato Versace, proprio su questa via. Qui c'è uno dei bar famosi dove vanno a prendere il caffè, stanno lì sulla spiaggia. Adesso vuoi destra, no? Ho cazzo di rimoto dove da, guarda l'acqua. Mamma, va anche a te. Miami Beach sono 80 gradi a Celsius. Novembre 8 del 98. Qui Miami Beach. Entra Rosa. Ma è diversa da noi, è vero? Ti vendono anche i francobolli. Manni? Ma che avresti una popolare, aspetta prossimo. Ecco la mamma all'opera. Sta filmando in mezzo strada a Miami Beach. Ne vendono anche, chissà dove. Prima la Rosa ha visto una targa a forma di borsetta. È una bellissima. 80.000. La signora lì molto pulita vicino a te, perché ti metti le mani sul naso? Ecco, qui stanno girando le scene di un film o Baywatch o qualcosa del genere, tipo Miami Vice. C'è la moto lì che sta aspettando, c'è il regista. Là c'è la macchina che hanno bloccato tutta la strada. Qui ci sono gli attori. Ecco. Adesso sta facendo clac. Ecco, hanno provato la scena, però la devono rifare. Allora, tutte queste macchine non sono ferme per un semaforo normale, bensì che qui c'è una grande sbarra in mezzo strada
è perché c'è il ponte elevatoio alzato e passerà una nave sotto. E il resto niente divertente? Perché se fossimo nel secondo gruppo No, non succede, semplicemente che si sono più tardi. Ah, ecco, comunque lui aspetta. Sì, certo. Fa un ma più che altro, dato che ci sono altre quattro persone. Ah, ok. E più che altro, dato che forse, probabilmente arriverà con un pulmino un po' più grande. Sì. Per caricare tutti e nove in una volta sola. Sì. Se magari due alle... Bisogna aspettare, sì, mattino, sì, ho capito. Sono alle 11:30 e devono aspettare gli altri, allora per più che altro che uscire insieme. Certo, lo certo. Stesso diciamo agli altri. Tu lo sai il cognome degli altri? Sì, certo. Non è che per caso c'è un Somenzi? Perché sappiamo che sul volo nostro c'era uno che aveva il nostro stesso cognome che non conosciamo. E visto che è un cognome raro... Io ho due Somenzi. No, questi qua sono Camporeale Matera e Spignese di Spigna. E dov'è? Boh. Beh, comunque... Non è la prendere adesso, sennò... Ah, ok. Era lì, non c'è stato il vostro, però non sono ancora. Ci hanno già portato al porto, il nostro amico ci è venuto a prendere. Ci è venuto a prendere e ora andiamo all'interno e facciamo il check-in in anticipo. Mezzogiorno. Faccio un pezzo di nave già. C'è il zoom? Penso che mamma mi credevano che tu fossi una donna. Perché ti chiami Marisa Mazzotti. Ma no, è un uomo, c'ha la barba, vedi? Sto facendo il check-in qui a Destini. Adesso controllano se tutto è a posto. E dopo ci danno la barchetta di salvataggio. Vabbè. Ecco qua, stiamo salendo sulla nave, che è qui alla nostra sinistra. Sì, poi adesso non l'hai ancora vista. Vedrai, vedrai dopo. Ecco i milord, siamo già saliti sulla nave. Questo è il centro della nave, all'interno. Qui ci sono gli ascensori. Qui al centro c'è il bar. E qui dove si va nella sala da pranzo. Granita. Water.
Bella, significa la hit. Sì. Ok, now. Ecco, questa nave è stata costruita nel 96 dalla Fincantieri Monfalcone. Visto, Pagliero, che c'è la targa lì? Sì, l'ho visto. Mi volevo venire a sposare anch'io sulla nave da crociera. Vero mamma? Non mi volevo sposare sulla nave da crociera io? Volevo. E con una come quella lì, naturalmente. Forse ce n'è una anche là di dietro, ora abbiamo il bravo di vedere. Una là. Una là. Lì cos'è? Vaschi idromassaggi. Ma domani sempre. Se la bella.